mister, un primo tempo in cui la squadra ha subito poco, ma che brava due volte a reagire e quasi anche a ribaltare il risultato. Sì, una partita complicata con una squadra fortissima. Sapevamo che era difficile perché c'era un po' di vento che ci dava un po' fastidio, anche, loro sono un po' abituati, per noi un po' di meno, però rimane la sensazione che magari con un pochino più di attenzione la potremmo portare a casa da 3 punti. È un punto importante per noi per muovere la classifica, però se c'è sempre il pensiero che potremmo portare 3 punti a casa. Quanta convinzione, quanta consapevolezza dà un pareggio così sul campo della capolista e soprattutto due risultati liberi consecutivi in trasferta. È importante per i ragazzi perché so che danno il massimo, abbiamo fatto anche un turnover importante per la squadra e hanno reagito anche bene quelli che sono entrati, sono contento per questo, però muovere la classifica è sempre positivo, però ripeto, rimango sempre con la sensazione che con un pochino di più di attenzione su queste giocate dei calci da fermo potevamo portare più di un punto a casa. Ecco, adesso arriva un'altra partita importante con giocatori che piano piano stanno recuperando, anche se si sta perdendo magari qualcun altro. È più importante recuperare le forze fisiche e quelle mentali, oppure allenarsi può servire comunque. No, ad allenarci ci alleniamo per forza, è importante recuperare fisicamente perché ogni settimana è una partita dura da correre, da battagliare e sappiamo che ogni gara per noi è così. A parte recuperare fisicamente le energie, anche a livello mentale, perché c'è da spendere ogni settimana, ci prepariamo per questa partita di domenica che sarà durissima come questa di oggi. Per chiudere, non è la prima volta che chi entra dalla panchina dà veramente un grande contributo. Questo è un segnale di un gruppo solido, coeso, di un gruppo che anche da chi non gioca trova un valore, un contributo importante. Sì, è importante che quelli che entrano, che capiscano un po' la partita come è sviluppata. Sapevamo che loro erano una squadra forte, però per fortuna sono entrati bene anche questa volta quelli della panchina e quello vuol dire che stanno vivendo e soffrendo insieme a noi la gara. Altre partite non è successo così, però ultimamente stanno dando una risposta importante dopo tante volte che abbiamo ripetuto di dare un contributo. Angelo, quanto conta questo pareggio? Conta tantissimo, non tanto a livello di punti, perché comunque usciamo qua da un punto, però è sempre comodo anche muovere la classifica, l'importante è fare sempre qualcosa, ma conta tantissimo per il morale, perché veniamo da una vittoria contro l'Albino Leffe, oggi per il morale era importantissimo fare una grandissima prestazione, che l'abbiamo fatta, abbiamo mosso la classifica e adesso dobbiamo cercare di recuperare energie fisiche e mentali per la partita di domenica contro l'Lecco, che è importantissimo. Non bisogna dimenticare che questa squadra ha assenze pesanti, vi ha un po' questa settimana forse responsabilizzato di più il fatto di avere tante assenti. Sì, chiaramente le assenze pesano e questo non è un alibi perché è un dato di fatto che ci sono 9 infortunati e ci avrebbero aiutato molto i compagni che purtroppo hanno dei problemi fisici. Però noi non pensiamo a quelli che mancano, ma dobbiamo pensare a quelli che siamo. Siamo questi, in questo momento siamo questi, aspettiamo che loro rientrino per aiutarci. Con questi siamo 17, 18, 19, con questi si va a battagliare in tutti i campi. Soprattutto in casa, tanto calore per il giocatore con la maglia numero 3, ovvero per te da parte del pubblico di Busto Arsizio, anche fuori sei un po' il motorino di questa squadra, entrato subito appunto nel cuore dei tifosi e della gente bustocca. Ah, è chiaro che fa molto piacere, i tifosi sono una parte fondamentale. Oggi erano in un po', non me l'aspettavo sinceramente, perché mercoledì alle 2:30 invece ci hanno sostenuto, ci hanno dato il loro appoggio oggi, anche oggi si sono fatti sentire. Chiaramente fa molto tanto piacere. Il mister ha parlato sì delle qualità di questa squadra, l'importanza del pareggio, ma anche di evitare qualche disattenzione difensiva sui due gol, ma anche sui gol subiti di recente. Ci vuole più concentrazione. Esatto, secondo me sta in quello perché abbiamo dimostrato domenica contro l'Albino Leffe che se facciamo una partita concentrati non ci tirano mai in porta, perché contro l'Albino Leffe del Fabbro non ha fatto nessuna parata. Oggi purtroppo siamo stati disattenti in due frammenti, purtroppo loro sono giocatori fisici, soprattutto Aieti che ha già disputato campionati importanti come la A e la B,
ci ha fatto due gol di testa, dobbiamo migliorare tantissimo, dobbiamo migliorare nel tenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti.